Ciao a tutti e ciao a tutte, eccoci finalmente ritrovate, ben ritrovate se ci conosciamo già e ben trovate se invece non ci conosciamo ancora, per quelle che ancora non mi conoscono. Io mi chiamo Alina e ho 27 anni e ho due bimbe, una la più piccolina che si chiama Ginevra che ha compiuto 6 mesi ieri e la più grande che si chiama Diana che ha 2 anni e 7 mesi. E niente, allora, alcune di voi, addirittura una ragazza di voi in specifico, che tesoro mio, io ti mando un bacio enorme, oddio, penso i fili, ti mando un grossissimo bacio, perdonami, io non mi ricordo il nome, il tuo nome, il nome del canale, vi giuro che se me lo ricordo ve lo lascio scritto sotto. Comunque, una ragazza che mi segue, che è stata gentilissima, a chiedermi. Se facevo un video in cui vi mostravo i prodottini che io sto usando per le mie bimbe. Non so, mi sembra che anche lei ha un bimbo oppure è in attesa di un bimbo. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito il video. Allora, per la prima cosa che vi voglio far vedere sono i pannolini che io uso per le mie bimbe. Allora, per Diana, che iniziamo da lei, che è la più grande, io fino a 2 settimane fa usavo i Toujours della Lidl, questi qua, che hanno cambiato la marca, non si chiamano più Toujours, ma si chiamano Loupilou, Loupilou, quello che è, e la misura 4, e 50 pannolini li pagavo 7,99 euro. Adesso non li uso più, infatti ormai rimarranno a Ginevra, perché per Diana avevo iniziato 2 settimane fa a usare gli aghi smutandina, la misura 5. Sinceramente avevo usato la misura 4, mi sembravano piccolini, allora ho provato la misura 5, ma sono enormi. E questo qua l'ho trovato tipo il pacco doppio in offerta 12-13 euro, non mi ricordo più, ragazze. Portate pazienza, che sono praticamente i pannolini a mutandina, perché noi siamo nella fase dello spannolinamento, cioè della pipì nel vasino. Vabbè, il pannolino comunque si presenta così. Io ho scelto questi qua della Alghi, sinceramente, perché c'è questa luce, scusatemi, perché sinceramente, parlando proprio, sono quelli un pochino più economici, tra virgolette più economici che ho trovato. Ora comunque vi devo dire che questi qua non li uso proprio più. Questi qua invece li metto solo la notte. Di giorno invece sta con le mutandine, quindi grande, ce l'abbiamo fatta. Però in compenso abbiamo tolto il pannolino, mi sono munita comunque di traverse. Io queste qua le ho prese al Carrefour, sono 16 traverse, sono quelle lì normali, ma anche per i nonnini, anche per noi. Io non sono stata a prendere quelli per i bimbi perché quelli apposta per i bimbi costano l'ira di Dio, alla fine sono sempre traverse in cotone, insomma non cambia niente. Questi qua sinceramente non mi ricordo, mi sembra che li avevo pagati intorno ai 5,90 euro al Carrefour, però sappiate che li potete trovare anche al Lidl più o meno sempre quel prezzo là. Poi, invece, per Ginevra io uso due tipi di pannolino. O uso questi qua sempre della Toujours, che adesso sono diventati Loupilou, la misura 3, che adesso vi faccio vedere. Ecco qua, misura 3, che sono sempre 56 pannolini per 7,99 euro, un prezzo molto buono. Io mi trovo molto bene con loro, con Ginevra non ho avuto problemi di pupù che fuoriesci. E sappiate che alla Lidl adesso hanno messo le taglie anche quelle piccole, 1 e 2. Prima, fino a quest'anno, non voglio dire una cavolata, ma è da quest'anno che le hanno messo le misure piccole, prima non c'erano. Io mi trovo molto bene, però con un altro pannolino che io mi trovo molto bene sono appunto i Pampers Progressi, che sinceramente io li compro se li trovo in offerta nella confezione quella grande. Essendo la misura 3, mi sembra che la confezione viene, scusate il mega brufolo qua, mi sembra che la confezione in offerta, la misura 3 mi sembra che venga 180 pannolini se non sbaglio,
Si trovano nelle più variate offerte, partendo dai 22 euro fino a un 35, mi sembra. Io non mi avventuro mai sopra i 26 euro. Se li trovo dai 26 euro in giù, allora gli prendo lo scatolone. Se non glielo prendo, mi accomodo tranquillamente alla Lidl, perché 56 pannolini per 7,99 euro per me è un prezzo molto, 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 molto buono. E questo era per quanto riguardava i pannolini. Ora, facciamo le salviettine così ce le togliamo dalle scatole. Per quanto riguarda le salviettine, chi mi segue già e mi conosce già, sa che io ho una passione per le salviettine. Però ragazzi, io sono dell'idea, scusatemi se mi ripeto, ma sono dell'idea che sì, l'acqua va benissimo, fa benissimo, e i figli bisogna lavarli, quando fanno la cacca bisogna lavarli, ma per togliergli la merda, scusate il francesismo, io non vado a mani nude, io ho bisogno di salviettine. Poi comunque la più grande, che adesso ha 2 anni e 7 mesi, ragazzi, mette le mani ovunque, mangia tutto, si sporca tutto. Cioè, io ho bisogno di salviettine. E non scherziamo con la piccolina adesso, che secondo me inizia a mettere i denti, poi ficca tutto in bocca. Quindi una salviettina dietro per asciugare, tamponare, pulire il giocattolo, ci va sempre. Allora, io queste qua... Ah, premetto un'altra cosa, scusate, mi sono dimenticata. Adesso vedrete un sacco tipo di creme soprattutto. Ma dovete tenere conto che io abito in una casa a 2 piani, perciò ho tipo, tra virgolette, 2 fasciatoi per poter cambiare ginevra sia sopra che sotto. Per Diana non fa testo, perché Diana comunque è da mo' che non la cambio più nel fasciatoio, lei la cambiavo dove capitava. Detto ciò, qua sotto ho queste salviettine qui della Trudy, che sto usando per Ginevra, che io le ho prese in farmacia a 1,99 euro. Le trovo sempre a 1,99 euro. Sono 72 salviettine, detergente a lettere di fiori, ultra soffici, morbido tessuto e nido d'ape. Queste qua io le ho prese, le riprese, mi trovo bene. Il profumo è delicato, sa di bambino, sa di buono, per me è ok. Poi un altro pacco che io invece ho sparso in giro. C'è Ginevra che piange, adesso finisco qua e poi sarà rotolata vicino a sua sorella, perché l'ho lasciata giù nella palestrina. Non vi preoccupate, ce l'ho qua dietro, state tranquilli. È più che altro un lamento, non è un pianto. Comunque adesso poi sto per un secondo. Comunque poi altre salviettine che io uso sono queste qua della Toujours, che hanno cambiato anche queste. Io penso che questo sia stato l'ultimo pacco che ho preso. Poi vi farò vedere, alla fine del video ho comprato 3 o 4 cose, prodotti nuovi, che ve li mostrerò. Comunque io per ora uso questi qua. C'erano appunto questi qua con aloe vera o le Sensitive. A me le Sensitive non piacevano, quindi io prendevo sempre queste qua con l'aloe vera. Sono 80 salviettine per 1,80 euro, 1,79 euro mi sembra, se non sbaglio. L'unica pecca che devo dare a queste salviettine è la confezione, che ha questa cosa qua di plastichina molle, che con le bimbe, se non sto attenta, me lo strappano, ciao, si secca tutto e vabbè. E quindi è l'unica pecca che do, però intanto per il resto sono molto 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 valide, io mi trovo molto bene, non mi hanno dato nessunissimo problema. Adesso c'è un silenzio di tomba, quindi stoppo un attimo, vado a vedere cosa stanno combinando e torno subito. Eccomi di ritorno, nessun problema, erano incantate a guardare la televisione perché c'è il club di Mickey Mouse, mi sembra che si chiami. Comunque, questo era per quanto riguarda le salviettine. Poi, vediamo un po'. Parliamo di creme cambio. Ora mi direte, tu sei una pazza. Qui abbiamo la bellezza di 5 creme cambio diverse. E adesso vi spiego tutto. Allora, prima di tutto partiamo dalla crema cambio che io usavo per Diana. Adesso gliela metto soltanto dopo il bagnetto. Che è questa qua, della Chicco. Pasta lenitiva Baby Moments. Allora, questo qua sinceramente non l'avevo comprata io, mi era stato regalato, quindi la sto usando. Per me è una crema un pochino del cavolo, nel senso che per Diana va benissimo. Dovete sapere che comunque Diana ha una pelle molto molto resistente, a differenza di Ginevra. E voi mi direte, grazie al cavolo, Diana c'ha 2 anni, Ginevra ne ha 6. No,
Quando, se metto a confronto la pelle che ha Ginevra ora 6 mesi con quella che aveva Diana 6 mesi, non c'è paragone. Quella di Diana era super mega resistente, questa di Ginevra è super mega delicata. Pertanto, appunto, ho tutte queste creme qua perché non posso usare la stessa crema per tutte e due. Allora, intanto questa qua per Diana, che vi ripeto, la uso dopo il bagnetto. Non ho idea di quanto costi, ma penso sui 2-3 euro, 4 euro, ma non penso. Arrotondiamo sui 3 euro crema per il culetto. Poi avevo preso questa qua della Nivea Baby Pasta Protettiva Emolliente, perché non mi ricordo dove, come, chi e perché aveva detto che era una buona crema. Allora, per Ginevra non va assolutamente bene. Questa qua mi sembra che l'avevo usata proprio quando era appena nata. Io adesso la tengo su per quando gli faccio il cambio su, ma insomma, cioè, c'è tanta aria, devo schiacciarla, comunque non è così piena. Nel senso che se gliela metto a Diana è perfetta, se gliela metto a Ginevra quando non ha la pelle arrossata va benissimo, ma se c'ha un rossore, sta cosa non glielo fa passare, quindi è un po' una cosa del cavolo. Era nato tutto da questo problema qua, nel senso che no, questa era la prima crema che avevo usato per lei, non andava bene. Allora ero passata alla Mustela, perché io mi ricordo che quando era nata Diana per lei avevo usato la Mustela, che adesso non ce l'ho qua perché l'ho finita e non l'ho ricomprata perché non mi sono trovata bene neanche con la Mustela. Finita con la Mustela, che quella lì mi sembra che costa intorno ai 10 euro se non sbaglio, ero passata alla crema protettiva dell'Eufydra con amido di riso e ossido di zinco. A volte funzionava, a volte non funzionava, quindi non andava bene neanche questa, nel senso che ci metteva un po', ci metteva 2 o 3 giorni a fargli passare sto rossore e a me non andava bene. Anche questa sta per finire, perché comunque ragazze, quando la bimba non ha rossore io uso questa cosa qua. Poi comunque tenete conto che una ce l'ho sopra, una ce l'ho. Questa qua ad esempio ce l'ho dentro la borsa del cambio, questa qua invece della Nivea ce l'ho sopra, che adesso penso che farò cambio, nel senso che metterò questa sopra e metterò questa nella borsa del cambio, così la finiamo. Comunque, non trovando la crema adatta per Ginevra, alla fine sono passata alla Bepanthenol per forza di cose, che questa qua mi sembra che costa intorno ai 10 euro. Se mi ricordo bene, una volta era più cara, costava 12-13 euro, io sono riuscita a trovarla a 10, 9,99, 10 euro, e non era un'offerta, era prezzo normale. Comunque, questo qua è già il secondo tubetto, questo qua chiaramente lo uso quando vedo che la situazione è diventata critica. E invece quello che sto usando adesso, che ho io qua in bagno, che comunque uso a ogni cambio, è questa crema qua dei Provenzali. Crema protettiva biologica, formula delicata. Questa qua l'avevo presa al Lidl, non mi ricordo quanto l'ho pagata, mi sembra intorno ai 3 euro e qualcosa, se non sbaglio. Cosa vi devo dire di questa crema qua? Funziona, nel senso che su Ginevra va bene. Però se vi dico, se ripeto, se c'è un rossore che vedo che non va, devo usare per forza la Bepanthenol, perché so che già che non gli passa. Però nel caso che Diana ha un rossore, io uso questa con una passata, nel senso in un cambio, gli passava tutto. Quindi ragazzi, ragazzi, sapete che tutto è molto 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 soggettivo, nel senso che per Diana tutte queste creme qua vanno bene, andavano bene. Per Ginevra, ni. Per Ginevra uso questa tutti i giorni e la Bepanthenol quando si presenta la situazione critica. Tenete conto appunto che comunque da quando è nata io la Bepanthenol su Diana non l'ho mai usata. Il culetto lei gli si è arrossato, normale, non è che. Ma non sono mai dovuto ricorrere a una cosa così. Boh. Questo era per quanto riguardava le creme su del culetto, aspettate, eh. Perché poi vi faccio vedere poi solo l'acqua di Colonia, questa qua della Trudy, che io ho appena iniziato a usare, sinceramente. Io mi trovo bene, ha un buon odore, delicato di bambino. Il problema qual è? Non l'ho mai usato in vita mia, per Diana non l'ho mai usata l'acqua di Colonia. E me la dimentico. Me la dimentico, quello è. Acqua di Colonia delicata con miele di fiori di bergamotto. Questa qua mi sembra che costa intorno ai 6-7 euro. Non mi ricordo più perché l'avevo presa in farmacia, c'avevo una lista così di roba, non mi ricordo più. 6-7 euro comunque, non di più.
Molto buono, vi ripeto, molto buono. Quando mi ricordo la uso. Poi qui troviamo dentifricio e spazzolino. Questi qua, questo spazzolino qua io lo prendo, l'ho preso alla Lidl. Erano in combo, uno verde e uno rosa fuschia, insomma, a 99 centesimi. E poi invece prendo anche lo spazzolino dell'Oral-B, questo qua, mi sembra che sempre a Lidl l'ho preso, vabbè, l'ho trovato un po' in tutti i supermercati, sinceramente, e, con gusto frutta, bambini da utilizzare fino ai 6 anni. Allora, vi devo dire che quando io ho iniziato a lavare i denti a Diana, però non avevo usato questo dentifricio qua, ma mi sembra che ne avevo usato uno della Chicco al gusto fragola e banana, o fragola o banana, non mi ricordo più, però mi ricordo che non avevo iniziato con questo dentifricio qua. Poi sono passata a questo qua, mi sembra che quello là era proprio specifico 0-6 mesi, così sembra proprio per il primo dentifricio in assoluto. Però se vi posso dare un consiglio, ragazze, se volete iniziare, appunto, dovete iniziare col bambino, la bimba ha spuntato il primo dentino, andate in farmacia, primo dentifricio, compratelo, veramente veramente buono, perché così fa bene al dentino, fa bene alla bimba, non correte pericoli e abituate questi bimbi subito dai primi mesi, dategli uno spazzolino in mano. Abituateli comunque, che trasformate tutto in un gioco, deve essere tutto in un gioco, così non avrete problemi quando vi si dovranno lavare 3 volte al giorno i denti, almeno io ho fatto così e non mi pento. Comunque questo qua, il dentifricio con gusto frutta, Diana gli piace, quindi io mi trovo bene. Questo qua costa intorno a 1 euro e qualcosa, 1 euro e 70, non mi ricordo, ragazzi, è un dentifricio del supermercato. Io intanto poi mi sono rimaste queste faldine qua di cotone, queste qua mi sembra che le avevo prese da io bimbo, iper bimbo, e ne avevo prese di più, insomma, però alla fine non le ho finite. Adesso sinceramente queste qua le uso quando, non lo so, li devo passare un oglietto o qualcosa. Aspettate che adesso vado a vedere cosa stanno combinando. E niente, per i neonati queste qua sono l'ideale per togliere la pupù, nel senso che usate un oglietto. Io ad esempio usavo questo qua, aspettate che questo è sporco, questo qua del Lidl. Stop un secondo e ritorniamo. Eccoci qui, aspettate un attimo che si è spostato il telefono. Ritorno con la Ginny, l'ospite speciale qua che si era stufato di là. E vi stavo dicendo appunto delle faldine del cotone, che io le usavo per pulirle il grosso quando aprivo il pannolino che aveva fatto la cacca, cioè a ogni cambio. Io inumidivo, mettevo un po' di gocce. Aspettate un attimo che qua si è appiccicato un capello. Aspettate, adesso poi con una mano sola. Splendido. Mettevo un pochino di questo qua baby oil. Io l'ho preso, è della Shein, quindi l'ho preso al Lidl. Ve l'avevo già fatto vedere quest'estate in un video haul quando Ginevra non era ancora nata. E ne è rimasto poco niente, mi devo essere sincera. E niente, vegano, senza oli minerali, senza siliconi, senza coloranti. Ha un buonissimo odore, profumo di mandorla. E dice che è fatto con olio di mandorla e estratto di camomilla organica. È molto 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 buono. Io adesso lo uso per glielo spalmo sul corpo dopo il bagnetto, sia a Diana che a Ginevra. Questo è un prodotto che vedo che si trovano bene tutte e due, scusate se dondolo. E questo qua costa intorno sempre a 1,70 euro, 1,80 euro. Insomma, i prezzi al Lidl comunque dei prodotti sono sempre, per i bimbi sono sempre questi qua. E questo ve lo straconsiglio, io mi trovo veramente veramente bene. Poi un altro prodotto della stessa linea che avevo fatto vedere, sempre della Cian, è questo qua, che è il baby wash con estratto di camomilla. È un gel detergente corpo e capelli. Io di solito lo uso al cambio del pannolino, appunto quando la cambio qua, qui sotto c'è il lavandino, gli do una sciacquata e lo cambio. Questo qua è il secondo che compro, ma siamo già più di metà.
anche di questo. E devo dire che l'ho usato un paio di volte quando mi capitava di doverli dare una sciacquata, magari aveva fatto la cacca fino a metà schiena, insomma, e la dovevo, la spogliavo tutta, gli davo direttamente una sciacquata anche sui capelli, insomma, sul corpo. E usavo sempre questo, perfetto, con lei va bene, su Diana questo non l'ho mai usato, sinceramente. Ma su di lei va benissimo, ci siamo trovate molto bene, vero Tizi? E questo è quanto. Poi, per quanto riguarda sempre il bagnetto, che ormai siamo entrati in questo tema, io uso l'amido di riso, questo qua dell'Eufitra, che praticamente ce n'è più una manciata. Io lo uso sia per Diana che per Ginevra. Non ho idea, non mi ricordo quanto costi. Secondo me intorno ai 5 euro. Non voglio dire una cavolata, ma mi sa che sui 5 euro si aggira il prezzo di questo amido di riso. Però io ho sempre usato questo, mi sono sempre trovata bene con questo. E sinceramente non l'ho mai cambiato. Ora siamo quasi arrivati alla fine. Ormai la stagione, brutta stagione, si spera che sia finita, però quest'autunno e quest'inverno mi hanno tenuto molta compagnia l'aspiratore nasale e con tutto ciò che ne comporta. Allora, qua c'è l'aspiratore, appunto, io uso questo qua della Liebenar, che è qua dentro, e sempre della stessa marca uso i ricambi. Questo qua mi sembra che costava intorno ai 6 euro, 5,99 euro mi sembra, è quello più economico. I ricambietti sono questi qua, ce ne sono rimasti 6, su quanti erano? 20? Su 20 ricambi ce ne sono rimasti 6. E anche questi mi sembra che li ho pagati sui 5-6 euro, ragazzi. Non mi ricordo, mi chiedo scusa, ma purtroppo sono cose che comunque le ho comprate un pochino di tempo fa, appunto, quando le bimbe erano raffreddate. Adesso grazie a Dio è da un po' che non le uso. E come anche la soluzione fisiologica, sono 20 flaconcini in monodose. Questi qua, anche questi sempre sui 5 euro, ragazzi, più o meno. Io sto rotondando adesso i prezzi perché non mi ricordo, ma più o meno si aggirano così. Comunque vi do un consiglio, se dovete usarli comunque per soltanto aspiratore nasale, i flaconcini che sono così, aspettate, vanno benissimo. Se invece poi avete a casa una di quelle macchinette per l'aerosol che richiede soluzione fisiologica, andate in farmacia, comprate il botticione che costa molto meno, però è meno pratico perché dovete stare con la siringa e fare. Io vi devo dire, devo essere sincera, ho sempre preso questi in flaconcini perché così non sono dovuta stare lì a impazzire. Mi serviva, prendevo il flaconcino, rompevo il tappino e chi si è visto si è visto. Ok, stiamo quasi arrivando alla fine. Sono rimasti praticamente le creme viso e lo shampoo. Allora, per quanto riguarda le creme viso, io per Diana uso questa qua della Hip, crema freddo e vento, priva di acqua per garantire la massima protezione. Sto cercando di finirla, ragazzi, questo è scritto con olio di mandorle biologiche. Sto cercando di finirla, questa qua costava sui 6-7 euro, perché da quando sono rimasta incinta di Ginevra, io non tollero più l'odore dei prodotti della Hip. Che tanti dicono che tanti si trovano molto bene, che i prodotti sono molto buoni. Io mi trovavo molto, gli inci sono molto buoni della Hip, mi trovavo molto bene con loro, ma da quando sono rimasta incinta di Ginevra io non tollero più il loro profumo. Infatti ho anche lo shampoo e la crema latte corpo, latte detergente, non mi ricordo più. Quelle le ho dovute praticamente proprio accantonare perché le ho provate a usarle due volte. Perché io pensavo, le ho accantonate quando sono rimasta incinta, direi, dico, boh, partorisco, le posso riutilizzare. No, ragazze, non mi sale sul vomito, non so il perché. Che poi ha un odore buono, almeno prima mi piaceva tanto, perché infatti avevo comprato tutta la linea. Però niente, siamo rimasti solo con la crema freddo e vento perché ne basta proprio pochina. E per Diana va benissimo. Non l'ho usata per lei, perché appunto lei comunque ce l'ho sempre a stretto contatto. Quell'odore mi dà troppo fastidio, invece Diana glielo metti e poi se ne va e la rivedi dopo 2 ore. E quindi va così. Per lei invece avevo preso questa qua della Mustela,
che è una crema idratante, anche perché gli si era tanto asciugato proprio la pelle della faccia. Devo dire che è quasi finita, ma non mi sono trovata bene per niente. Io avevo sempre puntato sulla Mustela perché quando Diana era piccola avevo avuto gli stessi problemi di pelle secca sul faccino della bimba. Con la Mustela mi ero trovata da Dio. E anche stavolta invece per Ginevra la Mustela non va bene. Quindi questo è quanto. Invece per Ginevra con la crema viso mi sono trovata molto bene. Scusate. Mi sono trovata molto bene con la crema dell'Eufytra. Cold cream, cioè crema per il freddo, con cera di riso, dermoequilibrante per il soggetto di irritazione, dermatiti ed eczemi. Vi ripeto, avevo avuto questo problema che gli si era proprio asciugata tantissimo la pelle. In farmacia mi ha consigliato questa crema, anche questa pagata sui 6 euro mi sembra, 6-7 euro, adesso non mi ricordo più perché l'ho presa quest'autunno. E anche qua ce ne sono rimasta, ce n'è, perché comunque basta un goccino per la sua faccina poi, e ce n'è rimasto un due terzi, ce n'è ancora. E niente, comunque questa, se avete peli, i vostri bimbi hanno la pelle delicata, ve la consiglio. Per quanto riguarda gli shampoo invece, sto usando per Diana e per Ginevra, sto usando lo stesso shampoo perché per ora mi trovo bene. Questo qua è sempre Eufytra Amido Mio Baby Shampoo, premesso, e non sono sponsorizzata da nessuno, questi prodotti li ho pagati, non me li hanno regalati, ecco. Però insomma, io vi sto facendo vedere quello che io uso con quello che io mi trovo bene. E il baby shampoo, questo qua costa intorno ai 3 euro se non sbaglio. Delicato protettivo con olio di riso, non brucia gli occhi, in pelle sensibile. Io mi sono trovata bene con tutte e due. Devo essere sincera, questo qua lo sto usando più per Diana, perché a differenza che ha una pelle molto resistente, per quanto riguarda i capelli e gli shampoo mi sto trovando molto in difficoltà. Ne ho provati parecchi, ma niente, per ora va bene così. Non è ancora al top, non è il mio prodotto top, però per ora va bene questo qua. Invece per Ginevra, per quanto riguarda i capelli, vi ho detto che spesso e volentieri uso questo qua. Per Diana non va bene questo qua invece. E niente, allora ragazzi, questi qua sono stati tutti i prodotti che io sto usando in questo momento per le mie bimbe. Adesso vi voglio far vedere solo 3-4 cosette ultime che ho comprato. Mi sembra che due cose ve le avevo già fatte vedere in un video vlog, però visto che comunque questo video magari ci sono tante di voi che capitano qui adesso per caso, quindi non mi seguono e il vlog non l'hanno visto, ve lo faccio vedere adesso. Allora, vi voglio far vedere, prima di tutto ho ricomprato questo qua dell'Eufytra, l'amido di riso, che dovete sapere che adesso l'hanno fatto in polvere, prima era in chicchi, infatti sentite un casino, ecco. Adesso l'hanno fatto in polvere, io me ne sono accorta a casa, ma penso che non cambi niente, insomma. Comunque ho preso quello. Poi per quanto riguarda salviettine, ho trovato queste qua della Trudy Eco, Baby Nature, ipoallergenico, dermatologicamente testato su cute sensibile. Innovativo tessuto di mais e cotone 100% biodegradabile. E sono care queste salviette, perché questo pacco da 64 costa la bellezza di 3,90 euro, 4 euro, e infatti queste qua le prendo una volta tipo 3 volte all'anno, però sono veramente molto 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 buone, hanno un profumo che è la fine del mondo. Niente, ogni tanto quando abbiamo la possibilità economica, che magari devo comprare quelle salviette così, gliele compro. Purtroppo queste qua non le ho mai trovate in offerta, se da qualche parte voi sapete che ci sono e le trovate a meno in offerta, che siete in provincia di Torino, comunque fatemelo sapere che vado a fare una scorta, perché io mi trovo da Dio con queste salviettine, mi piacciono veramente tanto. Poi ho voluto provare, la prima volta che vedo, contro la pasta protettiva, sempre della Trudy, sempre Baby Nature. Appunto, vedete che io qua viaggio con le paste protettive a lei, ho voluto provare anche questa. Che non è l'unica, adesso aspettate, ora vi faccio vedere. Questa qua invece, ho pagato mi sembra intorno ai 3 euro se non sbaglio. Poi
vi faccio vedere. Poi ho comprato di nuovo gli spazzolini da Lidl. Questi qua vedo che li hanno cambiato. Adesso ho messo sempre uno rosa e uno verde. Comunque, in uno c'è un coccodrillo, nell'altro c'è un gattino, sempre 99 centesimi. E poi ho visto che hanno messo sempre della Lupilu al posto della Tusura. Hanno fatto le mini salviettine, la confezione da 20 a 90 centesimi, 99 centesimi, insomma. Queste qua io le tengo sempre in borsetta. Infatti questo qua, devo dire, essere sincera, non è il primo pacco, ma è il terzo che compro. Mi trovo molto 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 bene. Poi sempre dal Lidl, come vi dicevo, hanno tolto la Tusura, hanno messo Lupilu grande. È il primo pacco che compro, l'ho comprato 3 giorni fa quando sono andata a fare la spesa. E ho comprato le Comfort. Mi sembra che hanno fatto Sensitive e Comfort, se non sbaglio. Io mi ricordo che dalla Toujours mi sono trovata malissimo con quelli della Sensitive. Allora ho preso questi Comfort. A me la cosa che mi è piaciuta di più è che vedete che non ha più il cazzillo, la chiusura di plastica, di scotch, ma questa rigida. E io ringrazio la Lupilu. O Lupilu, come cacchio si chiama. Sono sempre 80 salviettine per 1,79 euro. E infine vi faccio vedere un prodottino. Questo qua sinceramente io l'ho visto sul canale di Lara. Tesoro, ti mando un grosso bacione perché so che anche tu mi segui. Sì, il suo canale si chiama Lara De Leo, tutto staccato. È un'altra mamma che è qui su YouTube, è di Roma, che ha un bimbo dell'età di Diana, mi sembra che avrà 2 o 3 mesi in più, insomma, di Diana. E ho visto sul suo canale che lei diceva che si trova molto bene con questo shampoo. Io, avendo appunto bisogno di trovare un shampoo ideale per, insomma, per Diana, ho voluto provare questo quadro, l'Equilibra Baby bagno shampoo antilacrima delicato. 89% di origine naturale, 20% aloe vero, pH fisiologico. Speriamo di trovarci bene. Questo qui l'ho pagato, mi sembra, intorno a 1,90 euro, qualcosa del genere. L'ho trovato comunque al Carrefour. E insieme a questo ho trovato anche la pasta protettiva. Pasta all'acqua con ossido di zinco 10% lenitiva. Ragazzi, come io vi ripeto, per Diana sono alla ricerca dello shampoo ideale, per Ginevra sono alla ricerca della pasta cambio per il culetto ideale, perché voglio comunque trovare qualcosa da poter usare tutti i giorni, con cui mi trovo effettivamente bene, senza dover andare a spendere ogni volta 10 euro per la Bepanthenol. Però va bene. E niente, pasta protettiva, vi ho detto. 97% di origine naturale, 20% di aloe vera, pH fisiologico, quello che c'è scritto anche sullo shampoo. E anche questa costa intorno ai 2 euro e qualcosa, insomma, sempre al Carrefour. E questo è quanto, è venuto un video a mega chilometrico. Io niente, spero di non essermi dimenticata niente. Scrivetemi qua sotto se avete domande, se avete curiosità, se mi sono dimenticata comunque di dirvi qualcosa. E se siete nuovi e non vi volete perdere altri video così caserecci di vita da mamma, vi invito ad iscrivervi. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su. E niente, noi vi salutiamo e speriamo di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao!